Ciao a tutti, amiche ed amici, andiamo a fare questo pane con la farina burattino di tipo 2 del Molino Marino. Andiamo a vedere come seguirlo, seguitemi. Allora, farò questo pane con questa farina burattino di tipo 2 macinata a pietra. Quindi questa farina mantiene le proprietà del chicco intero di grano, fibre e germe di grano. Molto buona, guardate che colore ambrato che ha. Io sto usando la farina del Molino Marino. Ci farò una pagnotta, ho preparato gli ingredienti senza usare la planetaria, tutto a mano. Bene, quindi questa è la mia pasta madre che ho rinfrescato diverse ore fa. Minimo deve stare 4 ore, però io l'ho tenuta anche di più perché tanto siamo in inverno, quindi l'ho rinfrescata ieri sera sul tardi e l'ho tenuta tutta la notte a temperatura ambiente. Va bene lo stesso, perché stava ancora nel pieno della crescita. Allora, ci metto subito un po' d'acqua qui nella farina, abbastanza acqua per bagnare bene la farina, bruciate con un cucchiaio così tranquillamente, però se volete usate la planetaria. Bene, mettiamo adesso la pasta madre a pezzettini, faccio dei pezzettini piccolini. Sì, per fare questo impasto a mano è più semplice usare i licoli. Se volete usarlo invece di 100 ne mettete 80 e aggiungete 20 grammi di farina o viceversa togliete qualche grammo di acqua, tipo 10 grammi. Tanto poi con l'acqua ci regoliamo man mano che la mettiamo. Bene. Adesso metto ancora acqua. L'idratazione è superiore al 70%. Poi man mano che la metto, comunque mi regolo, se servono altri 10 grammi in più li metto. Continuo adesso ad impastare così con la mano, qui ho velocizzato un pochetto e finisco di mettere l'acqua, vedete? Il sale lo metto fra un pochino, continuo, impasto così, ecco, metto il sale, magari ecco, adesso ci aggiungo l'altro goccino di acqua. Impasto. Continuo così con il pugno. Qui metto proprio un goccino, poco poco, perché sentivo l'impasto un pochino sostenuto, quindi ho aggiunto proprio un goccio di acqua. Allora. L'impasto poi andrà fatto rilassare un attimo e poi ripreso impastandolo ancora fino a che non diventa liscio e setoso. Quindi io qui magari ho accelerato e ho tagliato qualche pezzo. Adesso mi fermo. E lo faccio, lo copro, lo faccio riposare 30 minuti, almeno 30 minuti. Poi lo riprendo e continuo ancora. Mi bagno la mano così non si attacca, se volete. E continuo così allo stesso modo, portando anche i lembi al centro. Ok. Vedete che mano a mano cambia, guardate, diventa bello legato, si sviluppa bene il glutine. Certo, con la planetaria si fa prima, indubbiamente, però a me piace mettere le mani in pasta, impastare a mano. Allora, io adesso ho preparato l'altro recipiente, scusatemi i rumori di sottofondo. L'ho oliato, ho messo un po' d'olio e questo ora va fatto riposare, lo copro con la pellicola, lo metto dentro, io lo metto dentro il forno, ma la luce è spenta perché
anche se stiamo oggi, 1º gennaio dell'anno nuovo, però la temperatura è alta, non è bassa, quindi va bene. L'importante è che sia coperto lontano da spifferi. E questo è l'impasto dopo 4 ore circa. Ora lo giro sul piano di lavoro dove ho appena messo pochissima semola poca poca, giusto per. Lo giro e ci andrò a fare il primo giro di pieghe, ne farò due, pieghe di rinforzo, forse avevo messo anche troppo olio nella ciotola, ma non importa. E quindi allargo l'impasto. Faccio le pieghe che voi già conoscete bene, pieghe di rinforzo a 3. Sembra lievitato bene, eh? Molto bello l'impasto. Lo lascio stare mezz'ora, io dico mezz'ora, ma insomma, voglio dire, se sono 35 minuti è lo stesso, eh? E poi procedo per l'altro giro. Copro sempre con la ciotola e aspetto i 30 minuti. Ok. Allora, io questo pane l'ho fatto, l'ho finito ieri sera, non è che il primo dell'anno mi sono messa a fare il pane, però poi sapete che ci vuole tempo per montare il video, per lavorarlo, quindi l'ho finito il primo a mattina. Allora, una volta finiti i giri e lasciato riposare, vado a formare la pagnotta. Se volete potete fare tranquillamente un filone. Io questa volta ho scelto la pagnotta. Porto i lembi al centro, così chiudo, stringo un pochino, continuo così fino a formare una pagnotta. Chiudo bene. Ok, intanto ho preparato il cestino con tanta semola. E ci vado a mettere la mia pagnotta con, metto ancora un po' di semola, con la chiusura rivolta in alto, perché poi quando lo vado a ribaltare per la cottura, questa parte va sotto. Ok, metto abbondante semola e poi lo copro e lo metto a lievitare sempre nel forno spento perché non prende spifferi, correnti d'aria, eccetera. E aspetto la lievitazione. Ed eccolo qua, all'incirca 3 ore, ma calcolate che la temperatura si è alzata in questo periodo, anche se siamo entrati in gennaio, sta facendo una sorta di primavera. Quindi se fa più freddo, se vi trovate in luoghi più freddi, naturalmente ci vorrà più tempo, eh? Però lo vedete che aumenta di volume, l'importante è che non lo fate collassare, quindi dobbiamo infornarlo quando sta ancora crescendo, diciamo. Allora io ci faccio due tagli, due semplici tagli, così. Naturalmente il forno era già acceso da circa una mezz'ora perché deve stare a temperatura, quindi a 250 e spruzzo anche all'inizio una dose di vapore. Io al forno automatico metto sempre due spruzzi, una la metto proprio all'inizio quando ho raggiunto la temperatura e un'altra me la segnala dopo. Se non ce l'avete mettete un pentolino, spruzzate con uno spruzzino. Qui vi ho messo pressappoco la cottura. Poi vi regolate in base ai vostri forni ed eccolo qua, io direi che è venuto molto bene, è cresciuto, si è aperto bene, poi vediamo l'interno. Peccato che non potete sentire il profumo di questo pane fatto con questa farina, è veramente buono, profumatissimo. Allora lo faccio raffreddare un pochino perché il pane si dovrebbe tagliare sempre freddo. Però è quasi ora di cena, è ancora leggermente tiepido, ma io comincio a tagliarlo e vediamo la sorpresa. Questo coltello mi taglia più bene. Eccolo, bellissimo, veramente bello, che ne dite? Bello, bello, fuori è croccante e dentro rimane ancora un pochino morbido,
però poi già il giorno dopo va meglio. È bellissimo, guardate, veramente, sono veramente soddisfatta. Bene, amici, io vi auguro davvero un buon inizio di anno nuovo, che non sia, speriamo che non sia come quello precedente, perché già le avvisaglie di questo virus che ancora continua e non si presenta molto bene, però speriamo bene, dai, speriamo che finisca tutto bene. Ciao a tutti!